Ciao a tutti, amore, quanto potenziale ho su di lui in questo momento? Chi fosse interessata ad avere una risposta a questa domanda, segua il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere quattro casuali. La carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Perché hai scelto la carta 1? Beh, intanto concentrati su questo lui del quale vuoi sapere quanto potenziale hai in questo momento. Dopodiché scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3 o la carta 4. Puoi anche stoppare il video e farlo ripartire, perché ho scelto la carta 1. Ma diciamo che è un buon potenziale che però potresti fare crescere cercando di dare una mano alla fortuna. Ti basi più che altro attualmente soltanto su aspetti istintivi, devi ragionare di più, che ho scelto la carta 2. Non hai un grande potenziale, nel senso che è una persona che comunque è concentrata su se stessa e devi imparare anche tu a vivere un'interiorità maggiore se vuoi acquisire potenziale. Che hai scelto la carta 3. Ma hai un buon potenziale, devi dimostrarti, comunque continuare a dimostrarti una persona solida, stabile e indipendente. Che hai scelto la carta 4. Hai un buon potenziale, devi cercare la connessione mentale con questa persona, cosa che per te è fattibile. Comunque il potenziale è un potenziale discreto. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.